In questo periodo, come sappiamo, la nostra costruzione repubblicana e democratica è sotto attacco ormai da diverso tempo. Forse in questo periodo ce ne rendiamo conto di più, ben venga. C'è una questione fondamentale, quella dell'attuazione della costruzione repubblicana, per dirlo, che è una questione che non nasce ovviamente con questa pseudo-psicopandemia. Però in questo periodo i diritti costituzionali ci rendiamo conto che sono proprio sotto attacco. Io sono avvocato civilista, giuslavorista e mi trovo giorno per giorno ad affrontare queste tematiche. E una docente sospesa perché non vuole scaricare il Green Pass, per dire. È una docente che dovrà adesso se c'è volta veramente ad un giudice per chiedere che venga rispettato il suo diritto al lavoro, diritto costituzionale, un diritto come quello al lavoro che non è sicuramente sottoposto ad un'autorizzazione, perché tutti i nostri diritti costituzionali adesso sembrerebbe che sono sottoposti ad un'autorizzazione. Questo è ovviamente inaccettabile. Faccio esempio appunto del diritto al lavoro, ma anche appunto il diritto all'insegnamento, no? L'articolo 33 della Costituzione dice che l'arte e la scienza sono libere e libere nell'insegnamento. Capite bene, questo insegnante che mi dice che io non sono libera di insegnare ai miei docenti in che situazione, i suoi docenti, i suoi alunni in che situazione si trova. Ma ce ne sono tanti i casi, insomma. E i lavori, quindi diciamo, assimiliano ad accennare anche i discorsi preparatori. I lavori preparatori della Costituzione, hanno cercato di appunto sintetizzare principi, valori che vengono da secoli, no? Non voglio ad esempio soffermarmi su quello che diceva Calamandrei, però Calamandrei diceva che in ogni articolo c'è ad esempio un principio come ad esempio quello che può essere di Mazzini oppure di Cattaneo, su ad esempio il valore delle autonomie locali, oppure di Garibaldi ancora, che diceva che ad esempio le forze dell'ordine sono comunque ispirate a un principio di democrazia, no? Voglio dire, la storia d'Italia diciamo, si esprime anche nella Costituzione repubblicana antifascista. Gli italiani appunto l'hanno capito, forse sì. Certo, il pubblico non si può ridurre a familismo, il pubblico è importante e noi forse adesso ci rendiamo conto come questi principi, questi valori fanno, diciamo, vengono attaccati appunto e ne sentiamo l'angoscia, no? Sentiamo questa situazione insopportabile. Che dire, la questione dell'attuazione della Costituzione penso che sia l'aspetto fondamentale. Credo che la lotta per il diritto e la lotta di chi, appunto, per dire, non accetta una sospensione dal lavoro, oppure di chi, come una studentessa universitaria, non può, ad esempio, in medicina, non può svolgere il tirocinio perché, ad esempio, è esentata dalla vaccinazione, quindi non può avere contatti interpersonali, cosiddetti. Quindi la lotta, ripeto, è qualcosa di concreto, la Costituzione è qualcosa di concreto e quindi al di là, ripeto, dei principi affermati, le forme, secondo me, con cui questi principi si attueranno, spettano a noi, spettano ai singoli cittadini. Io come avvocato cerco di mettere, diciamo, la mia professione, il mio impegno per far sì che questo avvenga. Però penso che, appunto, soprattutto in questo periodo, credo che la partecipazione popolare, che, come dice Massimiliano, è affermata anche da altre norme come il TUEL, no? Il testo unico degli enti locali, che permette ad esempio il referendum propositivi, altre forme di partecipazione popolare. Ecco, questa partecipazione popolare mai come oggi debba, diciamo, declinarsi nelle forme che ognuno di noi troverà nel proprio campo, nelle piazze soprattutto. Quindi, niente, ripeto, come diciamo, riusciremo ad attuare la Costituzione, penso che sarà, diciamo, l'obiettivo, no, di ognuno, come nel proprio ambito, dico, nel proprio ambito lavorativo e non solo.